Il giornale di Cefalù, in onda dagli studi di Radio Cammarata a partire dalla prima domenica di giugno, numero 1559, anno 36esimo, il giornale del 2 giugno 2019. Estate ragazzi artigianelli. La scorsa settimana Giulia Glorioso ci ha fornito i primi numeri relativi alle iscrizioni. Adesso già c'è un movimento complessivo agli artigianelli tra bambini iscritti ed animatori di 300 ragazzi. Abbiamo parlato di Estate Ragazzi con Mariangela Sauro. Ecco l'intervista per il giornale di Cefalù. Giornale di Cefalù, cura di Carlo Antonio Biondo. Allora, Istituto Artigianelli, si è appena conclusa l'animazione, la formazione per gli animatori. A curarla questa sera Mariangela Sauro, che ha una splendida mano verde. Ecco, mettiamo più in primo piano, fai vedere bene la mano verde, poi, ecco, poi spieghiamo perché questa mano. Io chiederei a Mariangela di fare una lezione di grammatica italiana. I verbi sono tutti all'infinito. Allora, ci si è soffermati sul verbo giocare. Chi è che gioca? Giochiamo un po' tutti, questa sera abbiamo giocato noi. La tematica era abbastanza forte, devo dire, però abbiamo provato a trattarla, ecco, in maniera leggera, tra virgolette, proprio per far arrivare al cuore dei ragazzi, di questi futuri animatori, quelle che sono le caratteristiche di quello che facciamo, della nostra missione, del nostro servizio, che è appunto quello di essere animatori.
non solo durante l'estate ragazzi, ma tutto l'anno. E il primo verbo, giocare, sono tutti tre verbi, ci tengo a precisare. Ah, poi gli altri li diciamo. Ci rilascia appunto San Leonardo Muriano. Ben, certo. Giocare perché in oratorio giochiamo come San Leonardo Muriano insieme al suo amico Don Bosco, all'interno degli oratori facevano proprio questo, facevano giocare questi ragazzi, ragazzi poveri, abbandonati, ragazzi che nel 1900 insomma sappiamo benissimo quali erano le condizioni, non avevano nulla, allora si trovava nell'oratorio questo punto di ritrovo dove attraverso il gioco ci si educava anche alle regole, a stare insieme agli altri. Ecco Mariangela, il secondo verbo appena tu l'hai pronunziato io immaginavo che i ragazzi scappavano via, certo, perché non vengono agli artigianelli a scuola, il verbo era imparare. Ecco, esatto. Che cosa vuol dire imparare con l'estate ragazzi? Imparare con l'estate ragazzi significa provare ad entrare nel mondo dei ragazzi, perché li dobbiamo conoscere, i nostri bambini, dobbiamo conoscerci noi, quindi imparare a conoscerci, imparare a capire quel mondo che è il mondo dei ragazzi, che è un mondo fantastico, è un mondo colorato, e se non lo conosciamo, se non impariamo alcune cose di quel mondo, chiaramente non ci possiamo entrare in contatto. Ecco, poi tu hai già detto che qui abbiamo a che fare con San Leonardo Murialdo e c'è il terzo verbo, pregare, infatti si è concluso con il segno di croce e l'Ave Maria, ecco il senso della preghiera, senso della... all'estate ragazzi. Ragazzi per noi è strettamente collegato al servizio, a quello che poi faranno durante l'estate ragazzi, si preghiamo, quella preghiera si deve trasformare in servizio, il servizio appunto verso i più piccoli con i quali giocheremo, suderemo, dicevo proprio questo, bisogna sporcarsi le mani, bisogna alla fine della giornata essere sudati, impolverati, perché quello è un sudore, una polvere d'amore, ecco, di quella preghiera che si fa servizio. Ecco, tu Mariangela, in questa veramente bellissima lezione di formazione che hai fatto ai ragazzi animatori dell'estate ragazzi, hai anche usato un verbo un po' forte, puzzare, allora, cioè come facciamo a mettere insieme giocare, imparare, pregare e puzzare? Perché dicevo questo ai ragazzi, beh, l'animatore che profuma, che entra profumato e se ne va profumato forse non è stato un vero animatore, puzzare perché dobbiamo sudare insieme ai ragazzi, quando un bambino tutto sudato dopo che ha giocato l'intera giornata viene e ci vuole abbracciare, noi pure col nostro sudore, questo scambio di puzza e di sudore è solo uno scambio di amore, veramente è l'espressione massima di un animatore che sa sporcarsi le mani ed è quello che vogliamo lasciare proprio come messaggio. Ecco, durante la formazione degli animatori il gruppo che si occupa della segreteria, Giulia, Nino, Antonia, Giusi e non so chi altri, mi scuso se non li ho detti, ci dicevano che sono state già superate le 230-240 iscrizioni, più una cinquantina di animatori, siamo già a 300. Ci siamo, 300 è i numeri, spero e penso sicuramente che cresceranno, ancora le iscrizioni sono aperte, martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30, quindi affrettatevi, il posto c'è per tutti, se qualche squadra momentaneamente è chiusa è perché dobbiamo riequilibrarla, ma l'invito è proprio a venire, posto c'è per tutti e gli animatori sono pronti, si stanno caricando, stanno già lavorando alla prima serata che sarà giorno 7 alle ore 21 e in questa prima serata non ci saranno solo i ragazzi ma devono esserci e rimanere con noi anche i genitori perché c'è qualcosa da fare anche per loro. Ecco, ricordiamo gli appuntamenti per le iscrizioni perché anche se abbiamo detto che insomma c'è già un movimento di 300 tra bambini e ragazzi e animatori, c'è ancora possibilità di iscriversi. Martedì, tutti i martedì e i giovedì, dalle 17.30 alle 19.30, all'interno del cortile dell'Istituto Artigianelli troverete degli adulti dello staff dell'estate ragazzi che cureranno le iscrizioni. Perfetto, grazie di cuore Mariangela, sempre con la mano verde. Questa. Il giornale di Cefalù, cura di Carlo Antonio Biondo.